Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo perché bisogna mangiare pulito, ok? È un argomento che abbiamo toccato diverse volte, sapete che siamo un po' dei fautori del clean eating e voglio iniziare col capire che cosa si può intendere con cibo pulito, perché un po' questo è un po' un problema, nel senso se vi dico pasta è un cibo pulito o meno, se vi dico bagels, che adesso stiamo in fissa dei bagels, è un cibo pulito o meno, se vi dico Oreo è un cibo pulito o meno, ci sono tante, i legumi è un cibo pulito o meno, è complicata come cosa. Allora, dal mio punto di vista il primo fattore che rende un cibo pulito, e poi vedremo perché è importante mangiare, comunque il primo fattore è un discorso di quanto è processato. Perché? Perché più un elemento, un cibo è lavorato, più abbiamo da una parte una perdita di microelementi, dall'altra un'aggiunta di tutta una serie di microelementi come conservanti, edulcoranti, coloranti e via discorrendo, che tendono a creare delle situazioni dannose all'interno del nostro corpo, da un punto di vista enzimatico, da un punto di vista di microbiota intestinale, di infiammazione subclinica, eccetera. Quindi un cibo pulito deve essere un cibo, dal mio punto di vista, meno lavorato, meno processato possibile. Secondo punto, deve essere un alimento con pochi macronutrienti poco salutari. Nel senso, in particolare questo è rivolto ai grassi. Deve essere un alimento, i grassi sono un po' il problema principale, perché sono in assoluto il macronutriente che può portare più danni da un punto di vista di salute. Non parlo di grassi saturi insaturi, ma ci sono proprio degli acidi grassi specifici, come l'acido laurico per esempio, che hanno un impatto molto pesante e negativo sul nostro profilo lipidico ematico e il profilo ematico in generale. Quindi per esempio tanti pani confezionati, piuttosto che tante merendine, tante cose che hanno tanto acido laurico piuttosto che olio di palma aggiunto, non sono considerabili cibo pulito dal mio punto di vista. Quindi deve esserci la minima quantità di questi elementi. E lo stesso vale a dirsi per cibi poco processati. Quindi per esempio l'olio di cocco ha un impatto molto negativo sul profilo del colesterolo ematico, perché contiene tantissimo acido laurico, che tende ad abbassare l'HDL e alzare il colesterolo totale. Terzo punto per considerare un cibo pulito è che debbano esserci pochi elementi proinfiammatori. Gli elementi proinfiammatori sono per esempio i latticini, per esempio per molte persone il glutine è un elemento proinfiammatorio, lo vedete dall'analisi dai livelli di zonulina che avete, quindi potete non essere celiaci ma sensibili al glutine. I legumi per molte persone sono proinfiammatori, quindi devono esserci pochi di questi elementi. Ragazzi, mi raccomando, non voglio essere netto, non dovete evitare il glutine, evitare i latticini, evitare i legumi. Ripeto, pochi di questi elementi che siano per voi proinfiammatori, quindi una persona che gestisce benissimo i legumi piuttosto che il glutine eccetera non ha di questi problemi, ok? Quindi la parola pochi è super importante in questo caso. Ora cerchiamo di capire quindi perché dovremmo scegliere un cibo pulito piuttosto che un cibo sporco in generale, il junk food e tutto il resto. Quindi perché non possiamo andare avanti con cibi processati, con non so, crocchette Nutella eccetera, facendo rientrare tutti i macros. Allora, il primo punto in generale è il discorso dell'infiammazione subclinica, di cui ho già parlato. È un discorso molto importante perché è uno dei problemi che si sta più approfondendo ultimamente da un punto di vista di nutrizione, proprio perché la tendenza a mangiare junk food o comunque cibo non pulito ha portato a un aumento esponenziale dei casi di infiammazione subclinica con tutto quel che ne deriva. L'infiammazione subclinica è generalmente un processo infiammatorio non specifico, quindi aspecifico, rivolto in generale al nostro corpo, che non è clinico, nel senso che non è un processo infiammatorio come quando mi storco un braccio o creo danno muscolare nel muscolo. È un processo in cui il nostro corpo inizia a avere una risposta infiammatoria, che normalmente è una risposta di difesa del nostro corpo, quindi una risposta positiva, inizia ad averla in maniera generalizzata all'interno del nostro corpo. E questa situazione di infiammazione subclinica si riflette in un aumento, uno stato di resistenza insulinica, quindi porta, ed è una delle cause principali che porta al diabete, in una situazione di aumento dello stress ossidativo, e tra parentesi, situazioni di scarsa sensibilità insulinica e di aumento dello stress ossidativo portano a cascata un effetto di ampliamento dell'infiammazione subclinica, quindi sostanzialmente ci ritroviamo con un cane che si morde la coda, una specie di palla di neve che si ingigantisce, porta ad una serie di malattie neurodegenerative, però quel che interessa a noi, oddio, ci interessa un po' tutto quanto, però quel che ci interessa poi nello specifico è che il nostro corpo non sta in una situazione ottimale che permetta un recupero da processi di adattamento, quindi sostanzialmente non riusciamo a creare una buona ipertrofia. Quindi sostanzialmente ho fatto già un video su questo discorso dell'infiammazione subclinica e vi invito a darci un occhio. Però sicuramente mettiamo il nostro corpo in una situazione di forte stress, una situazione di allarme che a cascata nel lungo periodo porta gravi, gravi problematiche da un punto di vista di salute.
e oltre a questo non ottimizzerete quello che fate in palestra. Ovviamente a questo ci riflette il secondo motivo, non mi soffermo troppo, però l'impatto sulla salute, l'impatto negativo sul profilo ematico, l'impatto negativo sul colesterolo totale HDL, sulle transaminasi, sulla funzionalità epatica, renale, tante tante cose, per non parlare delle situazioni di diabete, sono tutte situazioni che sono fortemente incentivate dal junk food o dal non mangiare pulito, ok? Quindi questo è logicamente un aspetto su cui dovete dare importanza, che all'inizio viene sottovalutato, però è sul lungo periodo che si fa la differenza. Terzo motivo, il microbiota intestinale, che è uno degli elementi che più risente di tutto questo discorso, perché inseriamo tutta una serie di microelementi che vanno a danneggiare quella che è la nostra flora batterica, quindi questo setting batterico sarà scarso, questo dà avvio a processi di leaky gut, dà avvio a processi nuovo di infiammazione subclinica, di inserimento di elementi tossici all'interno del nostro organismo, perché aumentano per via dell'aumento della permeabilità intestinale, e quindi di nuovo il quadro patologico, tra virgolette, che in realtà non è patologico, però è un aumento esponenziale dei MUS, dei Medical Unexplained Symptoms, quindi dei sintomi vaghi e specifici, si amplia, e questo logicamente rallenta tutto quello che fate in palestra, perché il nostro corpo risponde bene agli stimoli allenanti solo quando è in una situazione ideale. Immaginate che dovete stare a risolvere un enigma, risolvere un cubo di Rubik, mentre state guidando in autostrada. Logicamente è improbabile che ci riusciate, o comunque se non siete dei maghi a farlo, ok? Ci sono pure quelli che si mettono a fare tutte queste cose, però per risolvere un cubo di Rubik dovete mettervi tranquillamente a casa, stare là a cervellarvi e tutto il resto. Poi io non l'ho mai risolto, quindi ho scelto sicuramente l'esempio sbagliato, però insomma, se l'avete risolto ditemi voi se è fattibile come cosa. Comunque andiamo avanti, e un altro elemento importante collegato alla microflora è quello della digestione, ossia andremo a avere forti problemi digestivi, problemi a livello di meteorismo, problemi gastrointestinali di genere, bloating, gonfiore. Ora ragazzi, quando arrivate a un certo livello, e questa è una cosa molto importante che dovete capire, il nostro corpo ha bisogno non soltanto di digerire bene, perché siete quello che assimilate e non quello che mangiate, ma quando arrivate a un certo livello dovete mangiare tanta mole di cibo, perché a un certo punto, se lavorate bene, arriverete a quel punto in cui in situazioni di bulk dovete stare sopra le 5.000, 6.000 calorie. Ragazzi, non potete permettervi questi problemi, perché questo, tra l'altro, è uno dei motivi per cui in molti atleti è completamente andata a puttana la midsection, quindi tutto il controllo addominale, atleti che non riescono a fare vacuum o non riescono a tenere la midsection sul palco, sono atleti che verosimilmente hanno esagerato col junk food, perché di nuovo era una cosa che andava molto nella bro science, di questo ho già parlato nel video delle 5 lezioni da imparare la bro science. Però sostanzialmente questa è una cosa molto molto importante, quindi la digestione deve essere ottimizzata, perché sennò non c'è modo per continuare a crescere, dovete stare bassi di calorie perché non riuscite a gestirle da un punto di vista digestivo, e quindi logicamente il vostro corpo non riesce a stare al passo con la richiesta energetica che gli date in allenamento, di nuovo questo se vi allenate in una certa maniera. Ora l'altro punto super importante è il non ottenimento di molti nutrienti fondamentali. Questo in particolare per quanto riguarda tutti i sistemi di lavorazione del cibo, della catena industriale, eccetera, fanno sì che gli alimenti che mangiamo siano molto poveri di nutrienti, di microelementi. Quindi si dice molto che nella nostra società c'è un eccesso calorico e invece un deficit di nutrienti, ok? Questo paradosso. Le calorie vuote, le famose calorie vuote. E questo è un problema, perché una mancanza di nutrienti va a compromettere in maniera molto molto importante quelle che sono le vostre performance, quello che riuscite a fare in palestra, lo stato di salute del vostro corpo e quindi di nuovo conseguentemente tutte le possibilità di adattamento del vostro organismo. E ultimo punto molto molto importante riguarda i macronutrienti. Io dico sempre ragazzi, non ragionate soltanto in carboidrati, gas e proteine. I grassi sono, e abbiamo diversi acidi grassi che hanno impatti molto diversi nel nostro corpo, alcuni come per esempio gli omega 6 o molti acidi grassi dannosi come il laurico eccetera hanno un impatto pro-infiammatorio, altri hanno un impatto antinfiammatorio come gli omega 3 che favorisce il recupero muscolare, favorisce quindi i processi di adattamento ipertrofici. I saccaridi sono molto diversi, abbiamo diversi tipi di carboidrati che andiamo a mangiare, saccaridi ai quali siamo più sensibili, saccaridi che sono ricchi per esempio di fruttosio come per esempio lo zucchero, banalmente, che nell'industria alimentare è fortemente utilizzato, che ha una via metabolica per il grasso molto più veloce perché viene captato dal GLUT 5, parlo del fruttosio, piuttosto che dal GLUT 4, quindi va a saturare le scorte epatiche. Gli amminoacidi non ne parliamo, abbiamo diversi profili di amminoacidici, delle proteine, proteine più o meno nobili, quindi vedere che su un alimento ci sono 25 grammi di proteine
magari sono proteine che sono deficitarie di un certo amminoacido, e quindi la sintesi proteica realmente non avviene al massimo della potenza, magari avviene soltanto per l'equivalente di 10 grammi di proteine. Ok, quindi non ragionate soltanto sui macronutrienti, ma ragionate su quello che c'è sotto. Questo è un po' il discorso generale. Ora, vi assicuro, da un punto di vista, vi parlo semplicemente empirico adesso, che su tutti gli atleti che hanno rispettato un'alimentazione pulita, pulita con ovviamente il cheat, gli elementi sociali, cioè non voglio essere maniacale, ok? In bulk ci possiamo permettere determinate cose, non voglio cadere in estremismi di genere, ok? Non voglio cadere in ortoressia, però un'alimentazione tendenzialmente pulita, a parità di allenamento, a parità di calorie e tutto il resto, la situazione è totalmente cambiata. Cioè, nel senso, sono atleti che rispondono molto meglio agli stimoli di allenamento, hanno bisogno anche di più calorie perché il motore è più efficiente, funziona meglio, quindi tendenzialmente sono atleti che rispondono meglio, che migliorano tanto. E di nuovo, vi parlo di casi in cui mi sono arrivati gli atleti, ok, parità di allenamento, l'unica cosa che ti dico, mangia pulito, parità di alimentazione, allenamento ovviamente rivediamo, nel senso, iniziamo a lavorare come dico io, però... alimentazione, mangia pulito, stessi macro, stessi ripartizioni, però mangia pulito. L'allenamento da così a così. È un allenamento che fa tanto, tanto la differenza. Perché, di nuovo, quello che mettete nel vostro corpo darà un impatto totalmente diverso alla risposta del vostro corpo all'allenamento. Quindi questo è un po' il discorso di base, spero di avervi dato degli spunti di riflessione. Ovviamente qualsiasi critica, risposta, domanda, scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. In questo modo instauriamo il solito confronto che tanto ci piace, e detto questo vi rimando al prossimo video.